pomeriggio memorabile, l'apertura ufficiale del MAT con la mostra Utopia Distopia e ci sarà una conferenza di Pistoletto. Io sto qui appena per introdurre, presentare e conversare brevemente con Miguel Ângelo Pistoletto, che tenho aqui ao meu lado, agradecer-lhe obviamente a presença e agradecer à Embaixada de Itália todo o apoio que deu a este evento em particular e dar as boas-vindas a Lisboa ao Miguel Ângelo Pistoletto para nos falar do conceito de terceiro paraíso. Un libretto perché illustra il terzo paradiso e il terzo paradiso vuol dire che ci sono stati due paradisi precedentemente. Il primo è stato il paradiso di quando gli esseri umani erano totalmente integrati nella natura, tradurre. Ah, io devo tradurre. Lei è qui per questo. Il primo paradiso quando eravamo tutti integrati nella natura. Sì, portanto terzo paraíso perché già houve dois. O primeiro quando já estivemos todos integrados na natureza. E poi il secondo paradiso è quello che è nato con il morso della mela, quando siamo usciti dalla mela e abbiamo creato il mondo artificiale, che è arrivato fino ai nostri giorni portando dei benefici straordinari nella scienza, nella tecnologia. Ma nello stesso tempo ha creato anche un grande problema per il riguardo alla natura, al pianeta. E al mesmo tempo creò anche problemi in relazione alla natura e al pianeta. E quindi c'è un degrado in processo a causa della nostra capacità umana di diventare invasori del pianeta stesso. Adesso dobbiamo entrare nella terza fase, che è quella che unisce la natura all'artificio, cioè scienza e tecnologia in una nuova dimensione per una nuova società. Ecco perché qui abbiamo pensato a questa performance in cui i cittadini, partecipando in qualche maniera, danno inizio a questo futuro. E quindi quello che è un po' anche l'idea della mostra che c'è adesso, che non so, della utopia e distopia. Noi abbiamo qui un'utopia di futuro, ma anche una distopia. Distopia vuol dire la realizzazione. Il terzo paradiso è la nostra partecipazione. E il terzo paradiso adesso lo facciamo insieme. Abbiamo le prime due persone. Prego. Deve prendere per mano la signorina. No, con questa mano. Perfetto. Abbiamo le persone, eccola! Stessa cosa! Centosettantasette! Lisbona! Grazie! Grazie.